Io oggi non festeggio, cari amiche, l'8 di marzo, perché è una festa ipocrita, petalosa, piena di mimose, ma di nessun sentimento vero. È tutto un po' finto, è tutto un po' falso. Perché dovremmo festeggiare oggi le donne, e non ieri, e non domani, e non tutti i giorni, visto che noi donne abbiamo ancora da fare una lunga strada per conquistare. Dico ad esempio quello che non dovrebbe essere un lusso, ma una libera scelta di poter fare un figlio. Cosa dobbiamo festeggiare noi donne oggi che guadagniamo ancora circa il 30% dei salari rispetto agli uomini? Che cosa dobbiamo festeggiare noi donne che nella nostra nazione ogni 2 giorni c'è una di noi che viene ammazzata? Non ci sto, non lo festeggio per niente l'8 di marzo, non sono ipocrita. Io invece questo giorno lo voglio dedicare a tante donne nel mondo che hanno combattuto e combattono per la loro e per la nostra libertà. Questo 8 marzo voglio ricordare Ina, Sala, quelle donne che sono state ammazzate in quella società, la loro, dove vige la Sharia, dove sono sottomesse al clan maschile delle loro famiglie, dove vengono ammazzate perché devono rinunciare alla loro femminilità. Io l'8 marzo lo dedico alle donne coraggiose curde che hanno combattuto a fianco degli uomini per togliere dai loro territori i tagliagole, per togliere dai loro territori l'ISIS e l'hanno fatto anche per noi. Io l'8 marzo lo vorrei dedicare a tutte quelle donne che sono state ammazzate nel nostro paese e di quelle che non si parla. Lo voglio dedicare a quella donna che non c'è più e che il marito che l'ha uccisa l'hanno ridotto la pena da 30 anni a 16 anni perché c'era una tempesta emotiva. Che vergogna, mi sembra di essere tornati al delitto d'onore. Io l'8 marzo lo dedico a tutte queste donne, a queste donne che oggi non ci sono più e a quelle donne che combattono per la loro e per la nostra libertà. Io l'8 marzo lo dedico a Margaret Thatcher, il primo ministro inglese, che non è diventata primo ministro per le quote rosa, ma è diventata ministro per le sue capacità. E con una frase che voglio leggere, che credo che oggi ci dica bene cosa vuol dire essere donne. Margaret Thatcher diceva: essere potenti è come essere donne. Chi lo deve dimostrare vuol dire che non lo è.